Piermanno. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Piermanno Baccari. Esattamente. 32enne di Marco di Rovereto. Esattamente. Tengo a precisare Marco di Rovereto. Marco di Rovereto, provincia di Trento. Ironia della sorte, tu vivi in Marco di Rovereto. Marco di Rovereto, provincia di Trento. Esattamente. Non so sciare, non so andare sciare. Con... E non amo la Marco di Rovereto. Marco di... Una compagna che si chiama Vanessa ed una figlia Matilda di 8 mesi. Adesso la cosa più bella è tornare a casa, prendere Matilda, sedermi sul divano e guardarmi la futsal Marco calcio 5. Meglio di così, Carlo, non c'è altro. Va bene, questo è Ermanno, diamo il via al tubo. Fermalo quando vuoi. Stop. Giochiamo con la lettera futsal Marco calcio 5. Si tira per aprire una lattina. Leggio. Gioco a premi con biglietto. Lotteria. Sì. Distante. Lontano. Sì. Sostiene lo spartito. Leggio. No. Sincero, franco, onesto. Leale. No. Allattò Romolo e Remo. La lupa. Sì. No. Si tira per aprire una lattina. Passo. Sostiene lo spartito. Marco di Rovereto. Sì. Faccio la prima lattina. Un lattinaio. Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la... Futsal Marco calcio a 5. Maria Rosaria. Ciao, Maria Carlo. Rosaria Piscitelli, fidanzata con Mimmo da 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo, quasi 6. Ti piace cucinare? Mimmo? Sì. Nel tempo libero, sì. Buono. Sì. E anche giocare con il nipotino Birba. Che ha 4 mesi, sì, quindi ti mando un bacione a proposito. Mi dicono che sei un po' pigra, ma lo voglio chiedere al tuo fidanzato, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, Carlo, buonasera a tutti. È un po' pigra? Molto, molto pigra. Molto pigra. Non molto. È vero. Vabbè, pregi... Pregi ne ha una miriade. Non è vero. Diamo il via al cubo, fermalo quando vuoi. Stop. Giochiamo con la lettera A. C'è quello fraterno. No. Lo prende chi ha una svista. Passo. Sì, è formato da più note. Briciola. Sì, vegetale che vive in acqua. Magistrato. Sì, stato di indolenza. Birba. Sì, brava Maria Rosaria. E poi c'è Federica. Federica, ciao, ciao Federica. Carlo, Federica, ciao a tutti. Birocchi. Siamo in due, due, mi raccomando, vedo che c'è... perché c'è il Gufino. Mio figlio Francesco Gufino. Sì, ci tiene tanto. Come si chiama tuo figlio Francesco? Gufino. Gufino, Gufino, ovviamente. Esatto, lo sposata con tuo figlio Francesco, con 11 anni, sì, che sì, ti ha dato questo portafortuna. Sì, che lui ti ha dato quello. Un matrimonio ben lungo. Quasi vent'anni. Quasi vent'anni. Sì, il segreto? Il prossimo anno. Gufino. Gufino. Gufino, ovviamente. E anche tu vedo che hai un gatto, un gattino. Sì, una brioche così, un cappuccino così. Un cappuccino così, una brioche così. La mia micia, tre nomi perché è talmente grande, si chiama. Cappuccino, brioche, Gufino. Esatto. Un nome solo non bastava. Esatto. Ti accompagna tuo marito Francesco, 11 anni. Ciao, ciao Carlo, ciao, ciao. Dimmi un po' com'è Federica. Federica. È meglio non dirlo. Ciao, ciao Carlo, ciao, 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 ciao. Ho capito. Va bene, allora lasciamo perdere. Vai, vai. Giochiamo con la lettera R. Il dialetto di Roma. Romanesco. Sì. La parte opposta al diritto. Stop. Sì. Chi rifiuta ogni forma d'autorità. Romanesco. Sì, sì. A volte supera la fantasia. Micia. Sì. Goleador del Mondiale 82. Bimba. Sì. Nelle poesie è spesso A, B, A, B. Gattona. Brava Federica. Grazie. Che raddoppia. Cara Veronica, tocca a te. Brava Veronica, anche Veronica raddoppia. Prima di iniziare con il vero o falso, volete giocare con noi? Ecco la domanda per voi che ci seguite da casa. Oltre a Leonardo da Vinci, quante persone sono raffigurate nell'ultima cena di Gesù? 1 se pensate Gesù, 6 se pensate Leonardo Gesù, 12. Mandate un sms al 47333 o dal telefono fisso 894 001 333. Bene, a questo punto allora iniziamo con il vero falso.